Buongiorno amici, cominciamo questo a partire dalla mia città natale, quella che ha dato i natali in realtà mio padre, Molfetta. Entriamo nella zona antica, in quello che viene chiamato il borgo. Si entra nel borgo da quello che viene chiamato Corso Dante e alla prima vista c'è la chiesa cosiddetta della morte, dove risiede la omonima confraternita che a Pasqua si occupa di portare in processione la Madonna. Di fronte a noi, sulla muraglia, che sono i resti delle antiche mura del castello che risiedeva, dove oggi c'è la sede del vecchio comune. I palazzi che affacciano sulla muraglia hanno tutti almeno dai 4 ai 500 anni. Eccoci qui, a pochi passi dal mare, nella zona del porto, sempre sotto le mura principali di difesa della città antica, stiamo per arrivare alla cosiddetta Porta della Terra, la porta principale di accesso, costruita all'interno delle mura, per entrare nella città vecchia, ecco qua, fino al 1700, fino al 1800, sopra questa porta risiedeva anche una torre campanaria con un orologio, che poi sono stati eliminati perché non reggeva. E qui si entrava nella città antica, sono visibili ancora i cardini del portone che la sera veniva chiuso. All'ingresso la prima cosa che si nota sotto l'arco è un'effigie della Madonna dei Martiri, patrona di Molfetta, e poi immediatamente i fregi dei palazzi nobiliari, che nella parte più vicina al muraglione erano molto frequenti, il seggio dei nobili del 1500. La strada di fronte a noi si chiama Via Piazza ed è l'asse principale nord-sud della città antica, da cui si dipartono come delle spine da una lisca di pesce le strade semi quasi perpendicolari. Questa è Via Amente, un toponimo di cui non si conosce l'origine. Via del Salvatore. Proseguiamo quindi la nostra passeggiata su Via Piazza, nel pieno centro della città vecchia di Molfetta, con, come dicevo, le strade a spina di pesce. Questa è Via Forno, denominata Via Forno perché evidentemente era presente il forno di comunità. In tutte le vecchie città pugliesi esisteva il forno di comunità, qualcuno ne esiste ancora, dove le massaie portavano i loro preparati, il pane, la pasta, i biscotti, i prodotti da cuocere nel forno comune, in genere nel forno a legna, di fuoco a legna. Oggi questo centro storico, che per decenni è stato abbandonato a se stesso, è in rovina. È stato, con interventi pubblici e per la maggior parte in realtà privati, ristrutturato in buona parte. Qui abbiamo la terza spina collaterale via Termiti, con di fronte via Macina. Torniamo ancora sulla strada principale, sull'asse principale, che ci porterà all'ultima traversa perpendicolare a questa. E qui possiamo cominciare a vedere le torri della vicina chiesa vecchia, cattedrale originale in realtà, via San Pietro. Questa è stata completamente ristrutturata da poco, di recente.
E qui, come vi dicevo, sono frequentissimi i palazzi antichi. Questo Palazzo Gioia è del 1660, con tutti le sovrapposizioni e ristrutturazioni dei secoli successivi. Palazzo Muscati del XVIII secolo. I simboli e gli sfregi delle residenze nobiliari dell'epoca. Questa porticina murata è la porta di quella che un tempo era la cosiddetta chiesa di San Vito, che poi è stata rielaborata e inglobata in altre strutture. La chiesa di Sant'Andrea del XVII secolo. E qui potete vedere come i palazzi nel tempo si sono degradati. Questo è stato in parte recuperato e restaurato. Mancano completamente i piani orizzontali, cioè i tetti e i pavimenti, che essendo tutti di legno, con il tempo marciscono e crollano. Anche questo è un antichissimo palazzo nobiliare, lo si vede anche dai fregi, che però, essendo di mano pubblica oggi, praticamente al di là della messa in sicurezza delle mura esterne, non se ne è fatto nient'altro per il momento. Via Sant'Andrea termina in diagonale nella via Amente che abbiamo visto prima. E qui ci sono i mammoni. Nell'angolo delle strade venivano messe queste immagini, queste figure che avevano il compito di spaventare gli eventuali malfattori e farli dissuadere dal compiere atti criminosi negli angoli. Continuiamo la passeggiata, stiamo per arrivare alla fine di via Piazza e per entrare nella perpendicolare, che in realtà costeggia il mare. L'unica cosa che ci separa dal mare sono la fila di palazzi ininterrotti costruiti proprio sul bordo della costa. Questa si chiama Via Morte, non perché sia particolarmente triste, ma perché in fondo a questa strada è presente la cosiddetta Chiesa della Morte, che è la chiesa nella quale venivano sepolti i defunti. Questa era una delle funzioni più importanti svolte da tutte le chiese, e i defunti, i cui corpi andavano in venivano sepolti sotto la chiesa, i corpi andavano in decomposizione, e poi, è vista la immediata vicinanza con il mare e c'era un canale di scorrimento, praticamente i frutti della decomposizione dei corpi finivano direttamente nel mare. E qui siamo entrati appunto nella perpendicolare di via Piazza, forma in pratica una T, si chiama via Sant'Orsola, ancora una delle poche fontanelle dell'acquedotto pugliese del 1914, rimaste ancora attive e funzionanti. In via Sant'Orsola compaiono anche qualche arco medievale, come questo, sempre con al di sopra una effigie sacra, ancora una volta in questo caso la Madonna dei Martiri. E anche in questo caso parliamo di palazzi del 600 o del 500 che sono stati comunque da poco ristrutturati, con la messa in evidenza dei fregi e delle frasi votive o di intestazione
dei proprietari del palazzo che l'hanno fatto costruire. Questo palazzo è del 1605 ad opera di Angelo e Michele Papagallo. In fondo a via Sant'Orsola, che come vi dicevo affaccia direttamente sul mare, arriviamo ad avere uno sguardo appunto sul nostro Adriatico con il classico venticello pomeridiano che lo increspa appena appena. Terminiamo la passeggiata in via Sant'Orsola prima di ripiegare per rientrare verso la sede dove risiedeva nel tempo il castello. E in queste strette viuzze, dove ho passato la mia gioventù, esistono loggiati che affacciano sul palazzo di fronte e sulla già citata in precedenza Chiesa della Morte, una chiesa citata del XVII secolo, ma sicuramente precedente per la prima istituzione. Giriamo ancora e arriviamo nella piazza sulla quale nel tempo passato affacciava il castello che poi è stato distrutto, completamente cancellato e sostituito con palazzo dove per decenni ha avuto sede il comune. Il comune oggi spostato in un'altra sede più operativa. Eccoci qua, ci siamo quasi. Raga, ci siamo quasi, abbiate pazienza. Eccoci qua. Questa è la piazza, in realtà era la piazza d'armi del castello. Il castello risiedeva nel sedime che oggi è occupato da questo palazzo ottocentesco. Al di sotto della sede del castello esiste la cosiddetta Sala dei Templari, ex chiesa di San Niccolò del 1148, uno dei tanti manufatti del primo secondo centenario dopo il 1000, che è stato adibito a sale di accoglienza, luoghi di accoglienza per le genti che andavano verso la Terra Santa o rientravano dalla Terra Santa per le crociate. Ancora l'antichissima facciata della chiesa di San Pietro, anche se pure essa molte volte rimaneggiata fino ad avere l'aspetto settecentesco attuale. E qui siamo entrati in via Mente, la strada che mi ha visto bambino correre su e giù a piedi o in bicicletta a far casino con i miei cugini, perché su questa strada affaccia il palazzo Avito, la casa dei miei nonni, i genitori di mio padre, il palazzo del 1600, questo è palazzo Nesta del 1500, questo è palazzo Monna del 1634. Oggi la maggior parte di questi luoghi sono o disabitati o utilizzati a scopo turistico. Palazzo De Prasio del 1602. Eccolo qua, questo è il palazzo di famiglia,
Palazzo Passari Lupis del 1622, con il suo bel portale. Adesso vediamo se riusciamo ad entrarci. Eccolo qua. Come tutti i palazzi di quell'epoca, aveva un atrio, un impluvium per la raccolta delle acque piovane. Questo ha tre piani più uno aggiunto in epoche più recenti, ma comunque parliamo alla fine del secolo 800, un classico palazzo nobiliare. Come certificato anche dallo stemma nobiliare della famiglia Passari, che potete vedere qui sul soffitto dell'androne. Vi dicevo dell'impluvium, che è questo. In questa maniera, su questo acciottolato si raccoglieva l'acqua che poi veniva raccolta in questa cisterna e che poi poteva essere utilizzata grazie a questo pozzo. Ecco, questa che oggi è una piazza è in realtà il sedime di uno dei primi palazzi crollati all'inizio degli anni 60. Io ero presente il giorno del crollo, perché ero appunto a casa dei miei nonni. Queste finestre verdi, ero qui quando è crollato tutto questo palazzo, con un gran rumore, mi sembrava un terremoto e un gran polverone. E qui vedete quello che resta della parte ancora non ristrutturata della città vecchia. I lavori sono in corso, ma ovviamente portano via molti anni, perché si tratta di recuperare strutture che in piedi e di solido hanno ormai ben poco. Rimangono esclusivamente le mura esterne, perché la tipologia costruttiva fatta a strutture verticali una affiancata all'altra, come potete vedere anche in questo progetto, prevedeva appunto le mura esterne portanti e poi pavimenti e soffitti fatti di legno. Finché c'è stata manutenzione e utilizzo, le strutture hanno retto. Appena finito l'utilizzo, perché le condizioni di vita erano ormai assolutamente inaccettabili e anche le condizioni igieniche, sono state abbandonate e quindi queste strutture sono andate a crolli successivi uno dopo l'altro. Un po' come Matera negli anni 60 fu di imperio per ordine del comune, la buona parte della città vecchia fu svuotata, fu spopolata per il rischio di crolli e di morti ulteriori a quelle che ci sono state appunto nel crollo di questo palazzo, di cui oggi si vede, ripeto, solo il sedime. Sulla pavimentazione le pietre grigie delimitano la larghezza degli ingressi delle abitazioni, dei vani delle abitazioni precedenti. Qui siamo su via Chiesa Vecchia, così denominata perché dopo quell'arco lì in fondo con una curva a 90 gradi ci porta appunto all'ingresso della prima cattedrale, la cattedrale romanica, affacciata sul mare, come tutte le altre cattedrali romaniche pugliesi, o quasi. La vicinanza con la chiesa è testimoniata anche dai fregi nelle case dove vivevano i preti che gestivano questa chiesa all'epoca. E questa strada da me è stata percorsa centinaia di volte, perché su questa strada appunto si apriva il forno di comunità, si intravede ancora la scritta panificio,
aprendo questo portone si scendono i ripidi gradini di una scala, e sul fondo, un paio di metri più sotto, c'è un grande forno a legna dove mia nonna mi mandava a portare a cucinare i grandi tegami di pasta al forno, o di melanzane, o di carne, o di dolci, o quello che sia, in occasione delle riunioni familiari, quando eravamo almeno una quarantina a tavola. Questo palazzo qui di fronte a noi è l'ex seminario vescovile, oggi per un breve periodo ristrutturato dopo decenni di abbandono, ristrutturato e utilizzato per un breve periodo come albergo, ma attualmente chiuso e senza alcun utilizzo, almeno per il momento. Ancora una volta la Madonna dei Martiri che troneggia come in tutti gli angoli della città con la sua immagine sacra. Qui notate con tutta evidenza la forma costruttiva con le case, con i vani uno sopra l'altro, un piano terra, un primo piano, un secondo piano ed un terzo piano. Attraverso l'arco che incontreremo fra pochi passi, entreremo nell'arco largo che dà accesso alla cattedrale romanica del 1100. Eccoci qui, questa è la fiancata della cattedrale romanica, un accesso laterale. Questa è una delle tre cupole esagonali, che coprono la cattedrale, queste sono le due torri campanarie che adornano, come tutte le chiese romaniche, pugliesi, adornano anche la cattedrale di Molfetta. Anche qui pregi, simboli, statue abbondano. Da questo arco usciamo direttamente sul porto e sul mare. Questo è il porto commerciale, di costruzione dei primi anni del Novecento. In origine il mare arrivava qui, e noi adesso stiamo camminando, e lambiva l'ingresso principale della cattedrale di Molfetta, che è questo, rigorosamente rivolto ad ovest, come tutte le cattedrali. L'ingresso è rivolto sempre ad ovest e l'abside è rivolta sempre ad est, con una simbologia del tutto chiara, direi. Anche questo è davvero uno spettacolo della cultura dei primi centenari dopo il 1000, intorno al 1000. Questo che vediamo adesso, popolato di bagnanti, è ciò che resta del primo approdo marino dell'isola di Molfetta, Cala Sant'Andrea, che è sempre stato porticciolo per le barche che lavoravano per la pesca nella città, attorno alle coste della città di Molfetta, o per l'attracco delle navi, all'epoca si chiamavano navi, che venivano dalla costa di fronte, che è la costa del Montenegro, la costa albanese in pratica. Questi sono i limiti della
città vecchia. Fino a pochi anni fa questa era una zona di assoluto abbandono, di crolli pressoché totali. Oggi i crolli sono stati eliminati e recuperati, le aree di crollo, con operazioni edilizie meritorie dal mio punto di vista, anche se ovviamente a fini di lucro. E qui in fondo riusciamo a vedere una installazione del periodo spagnolo, stiamo parlando quindi del 600, il cosiddetto Torrione Passari, dal nome della famiglia nobiliare che insieme ai tre palazzi che aveva in città ha fatto costruire per la difesa armata contro le invasioni dei cosiddetti turchi. Alla base di questo torrione si vedono ancora le feritoie da cui uscivano le bocche da fuoco che venivano utilizzate per difendersi appunto dalle incursioni sgradite. Eccoci rientrati su Via Piazza, ripassiamo sotto l'arco della porta che ne chiudeva l'accesso, con i suoi resti di affreschi di San Corrado, la Madonna dei Martiri per quel poco che ne è rimasta ancora e un altro vescovo, probabilmente San Girolamo, ancora antichi pregi. Ovunque. Un'altra particolarità della città vecchia di Molfetta sono queste due case negozio con questo bancone dove venivano esposte le mercanzie, con a fianco l'ingresso della casa. Si ritrova la stessa tipologia costruttiva ad Ercolano, Pompei, nelle città romane, le case negozio. E qui siamo proprio di nuovo all'uscita attraverso la cosiddetta porta della terra. Di fronte ci troviamo con la
le due chiesette affiancate di Santa Marta e di Santo Stefano, che sono state le prime due chiese costruite fuori appunto della cosiddetta terra, cioè fuori del nucleo originario di Molfetta, fuori delle mura. Bene ragazzi, con questo primo approccio alla città vecchia di Molfetta concludiamo questo primo blog, spero vi sia piaciuto. Io continuerò a farne altri nelle mie peregrinazioni quotidiane. A presto!